Ciao a tutti ragazzi, sono Celofisis e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video. Quest'oggi vi dico come giocare al mio nuovo modpack ufficiale, ovvero Celopack Quest. Questo tutorial vale anche per installare qualunque altro modpack su questo launcher. Voi semplicemente andate nella descrizione del video, che non è questo ma è quello che state vedendo logicamente, e troverete questi due link: Launcher Premium e Launcher SP. Voi scaricate quello che vi interessa, io sono premium quindi vado a scaricare quello premium. A questo punto fate download, qui ecco, download, e partirà il download. Una volta finito troverete nella cartella download questo coso qui, se avete scaricato quello premium, se no quello SP è un po' diverso. Comunque voi lo aprite e la prima volta ci metterà un bel po' di tempo, poi si aprirà con molta più rapidità, serve internet per accenderlo. A questo punto vi troverete questa schermata qui, non quella che avete visto prima, questa. Voi fate il login con il vostro account, mettete l'email sopra e sotto la password, se SP invece è soltanto il nome, entrate. E a questo punto andate su Modpack, per prima cosa andate anche su opzioni launcher, qui. È una cosa che vi consiglio, ovvero di mettere al massimo, ovvero il numero più alto, che in questo caso è 15 giga, la RAM, così laggerà di meno. E per qualche motivo è uscito il CD, perfetto. A questo punto andiamo su questa barra qui, scriviamo Celopack Quest e uscirà il mio spettacolare modpack. Fate installa qui e ci mette un po' di tempo perché il modpack è abbastanza pesante. L'ho pubblicato esattamente oggi, quindi l'hanno già scaricato in 10, che è una cosa buona. Spero che molti ci facciano dei video perché davvero ci ho messo tanto, ma tantissimo a farlo. Comunque adesso vi faccio vedere più o meno in cosa consiste. Visto che ci siamo, vi dico anche che potete entrare nel mio server Exit. Questo qui è il modpack Exit che trovate già qui. Installate anche questo se volete giocare con me nel mio server. Però per questo dovreste iscrivermi in privato perché è un po' complessa la faccenda. Comunque aspettiamo che questo finisca. Perfetto, a questo punto non dovete fare altro che cliccare gioca. E a questo punto il gioco partirà normalmente. Nel frattempo vi dico che sto anche pubblicando il modpack su Twitch, perché adesso si chiama Twitch, una volta si chiamava Curse, ma adesso si chiama Twitch. Sto cercando di pubblicarlo lì, se riesco lo potete trovare lì, altrimenti non ci sarà. Ma comunque quando vedete il video sarà già lì oppure no, ve lo scriverò nella descrizione. Ok, credo che abbia quasi finito. Sì, guardate che epicità il titolo. Allora, qui c'è il menu, mods, quit, eccetera. Noi andiamo sul single player. Ho già creato un mondo, storia di un eroe. Vi faccio vedere in cosa consiste più o meno. Allora, noi entriamo. Eccoci qui. Mi sa che dovrà abbassare un po' il volume. Ok, allora come vedete siamo qui in questo strano dungeon che ho costruito io con tanta difficoltà. E lì c'è anche un nostro compare morto. Qui dentro troviamo le cose più importanti. Potete fare un mondo anche senza questa mappa qui. Come vedete ci sono meno cuori qui sotto, perché con le quest dobbiamo recuperarne altri. Allora, noi cominciamo, bisogna prendere il legno. Però bisogna uscire da qui prima. Possiamo prendere delle spade, delle armature e poi si va di là. Per qualche motivo qui è buggato, ma poi si risolve. Facciamo così e poi si mette. Ecco. Poi prendiamo queste robe qui, molto utili, e possiamo uscire verso l'uscita. Per ora è soltanto in inglese, non so se riuscirò a fare anche la versione in italiano. Credo di no, purtroppo. E muori. Ok. E poi di là c'è l'uscita. Direi che posso finire qui il video perché il resto non ve lo voglio spoilerare. Poi ci sono tutte le quest, ce n'è soltanto una per ora, ma poi si espandono, eh. Quando fate questa se ne arrivano altre, tutto epico. Poi c'è l'esplorazione delle dimensioni, bellissimo. Comunque ragazzi, direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Di qualunque cosa adesso sia. Ciao a tutti, al prossimo video.